Questa? Concentri qui. Ancora un attimo. Di solito in questi casi eseguiamo un po' di test generici per poi, nel caso si riscontrino dei problemi, delle stranezze, approfondire, ok? E nel caso fare esami aggiuntivi. Lei ha già fatto questo tipo di esame? Ok. Che cosa la porta qui in particolare? Ok. Quindi anche la vista periferica, ok? Lei porta gli occhiali ora? Sta portando le lenti a contatto? No. Ok, quindi solito da riposo 0,50, 0,75. L'ultima volta che ha fatto questa visita? Ha qui le sue lenti da riposo? Ha notato altri problemi? Sempre al contrario. Mi hanno
preso la misura sbagliata l'altra volta, adesso li devo smaltire, quindi faccio un pochino fatica, ma ci siamo assolutamente. Allora, io comincerei subito con l'esposizione alla luce per controllare i riflessi, ma prima controlliamo un secondo questo riflesso qui. Quindi guardi da questa parte, io le metterò il cotton fioc nell'angolino dell'occhio e andiamo proprio a controllare il riflesso. Okay. Guarda questa parte, no, no, fa male. Perfetto, dall'altra parte mi avvicino. Fantastico, è davvero tutto qui. Soffre spesso anche di dolore qui. Le chiedo, guardi, posso un attimo fare pressione? Chiudo un attimo gli occhi, li chiuda e andrò a fare pressione qui e qui, ok? E aumento un po' sempre di più. Sente qualcosa? Questo vuol dire che i muscoli dei suoi occhi, adesso mi appena rilascio, vuol dire che i muscoli dei suoi occhi sono molto 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 contratti. Quindi ciò che le consiglio di fare è ogni tanto a fine giornata, io so che purtroppo siamo esposti tanto agli schermi, a fine giornata va col pollice in questa zona. Sentirà proprio dalla pressione che fa un po' male qui e prima. Se non riesce a reggere il dolore può farlo anche a impulsi, quindi 5 secondi rilascio, 5 secondi rilascio. Se riesce funziona di più e ci mette un pochino meno tempo, lo tiene, quindi proprio va lì così e lo tiene, cerca di capire dove sente più dolore e dove sente dolore va a premere bene. È un dolore abbastanza fastidioso, ma è un trigger point, quindi andiamo pian piano a rilasciare la tensione. Dopo sentirà, non so se lo sente già ora, molto 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 meno dolore agli occhi. Funziona tantissimo. Ok, è medicina cinese, però funziona, io amo informarmi anche su queste cose, mi sembra giusto dare tutti gli strumenti, ok? Per star meglio. Cominciamo con le luci. Allora, si fa sempre un occhio alla volta, quindi un occhio chiuso e un occhio aperto e dopo entrambi gli occhi. Vado a prendere questo strumentino qui. Questo in realtà va fatto con entrambi gli occhi. Ok, all'inizio mettiamolo qui, benissimo nel centro. E adesso mi deve dire quando vedrà la luce all'interno. Ci siamo? 3, 2, 1. Ok, sì, esatto, mi dica sempre quando la luce appare. Ok, benissimo, ancora un attimo, molto bene. Adesso chiudendo un occhio, ok, chiudendo l'altro occhio. Benissimo, mi dica quando sparisce. Ok. Ok. Adesso mi deve comunicare quando vado nella sua vista, quando vede la luce nel suo picco. Ok, allontaniamo un pochino. Ok. Ok. Benissimo, ancora una volta, fantastico, tolgo, molto bene,
E adesso le chiedo di seguire la luce d'accordo, andrò ad abbassare le luci. Ok, eccoci qua. Le chiederò di seguire la luce. Segua per bene. Adesso un po' più difficile. Segua il mio dito illuminato. Esatto. Di nuovo la luce. Segua ancora. Adesso la luce apparirà. Le chiudo un occhio qui. E semplicemente vado a guardare come reagisce il suo occhio, ok? Ok, un po' più vicino. Ok, con l'altro occhio. Bene. Quello che voglio guardare e che sto guardando. Il movimento della pupilla, ok? La dilatazione. E adesso vado vicino e controllo entrambe le pupille. Ok, ci siamo. Perfetto. Rialziamo la luce. Si prepari? Ok, perfetto. Ci vede così, sono un po' più basse di prima, però secondo me è un po' meglio. Ok, benissimo. Adesso le devo chiedere quando entra il mio dito nella sua vista, ok? Quindi segua. Ok. Bene. Molto bene, molto bene. Adesso le chiedo di guardare il mio naso, ok? E non prestare attenzione al movimento delle mie mani, ok? Guardi un punto fisso, guardi il mio naso. Adesso controlliamo un attimo come si muove la sua vista, quindi le chiedo di seguire il mio dito che si muoverà molto 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 lentamente, quindi partiamo da qui, da quando lo vede me lo dica, ok? E adesso lo faccio scorrere molto lentamente. Benissimo, e deve cercare di seguirlo il più fluido. In modo più fluido possibile. Benissimo. Anche dall'alto. Lentamente seguo il mio dito. Seguo il mio dito. Non ha scatti. Molto bene. Fantastico. Mi faccio prendere un attimo gli appunti.
no, non si agiti, no, non ce n'è bisogno. Adesso mi faccio guardare. Allora, tiro fuori il mio quadernino magico. Facciamo un attimo un test per verificare se anche leggermente soffre di daltonismo. Faccio sempre fatica. Adesso, in queste immagini ci sono dei numeri, ok? Lei mi deve dire se riesce a leggere i numeri. D'accordo? Cominciamo. Guardi qui. Ok. C'è il 7 e qui c'è il 4. Molto bene. E qui c'è un bel 9. Andiamo avanti. Benissimo, 45, un bel 4 e un bel 5. Mi può dire i colori? Verde, rosso, perfetto, fantastico. Molto bene, che colore è all'esterno? Di che colore è il numero? Le do un attimo di tempo, mi avvicino anche se vuole. È un 8, glielo faccio vedere qui, un 8 rosso su sfondo verde. Ok, adesso lo nota. Va bene, questo è molto difficile. Arrivati, ok, questo l'abbiamo fatto. Sì, è un numero doppio. Le do tutto il tempo che vuole. Ok, allora abbiamo un 2. Riesci a vedere questo? Benissimo, un 9. Ok. Dentro lo vede? E fuori? Ok. Ci siamo quasi. Un po' di pazienza. Alcuni pazienti la trovano anche rilassante. Non so lei. Quindi c'è
Pesce perfetto, questo non ha assolutamente difficoltà. Molto bene. Siamo arrivati alla fine, molto molto bene. Eccoci qua, vedo, ritorno. Allora, c'è una leggera. Le ha mai creato problemi? L'aveva mai notato? Ok, lo sospettava un pochino, poco. Onestamente, a questo livello lo tengo controllato, magari lo terremo controllato, lo scriverò nella sua cartella. Per ora questo non c'è bisogno di approfondire onestamente questo test perché ha veramente fallito il test più difficile, ok? Molte persone hanno difficoltà su quelli, quindi rientra comunque, ecco, nel range della normalità. Perfetto. Ok. Adesso invece prendo uno schermo per fargli invece qualche test sull'astigmatismo. Eccoci qua. Andiamo a sbloccarlo. In questo caso mi deve sempre chiudere un occhio. Ed eccoci qua. Allora, mettiamola al centro. Le chiedo se lei vede tutte queste linee qui, le vede tutte di colore simile, scusi. Intensità simile o se vede alcune linee di intensità diversa pian piano che ci concentra la sua vista. Questa e si concentra qui. Se ci concentra nel mezzo. Molto bene. Cambio occhio. E rifacciamo la stessa cosa. Si concentri. L'ultima volta sì, potrebbe essere che il risultato sia diverso, quindi di nuovo qui, poi questa linea, cosa mi dice delle altre? Se guarda questa, ok, va bene. Adesso facciamo la stessa cosa, quindi devi chiudere prima un occhio e poi l'altro e mi guarda invece questi cerchi. Un attimo, ok, mi riguardo una alla volta, quindi chiudo un occhio. Niente, non riesco, fa lo stesso. Mi guardi questo cerchio, anzi, zoomiamo un pochino.
mi guardi prima questo, prima questo, poi questo, poi questo, mi dica che cosa vede. L'altro occhio e di nuovo qui, qui, qui e qui. Molto bene. Entrambi gli occhi. La daltonia, perché mi ero scordata di avere questo file e sono curiosa. Eccoci qua senza rompere niente, giusto per curiosità mia, se mi permette. Ok, allora qui. C'è un 8, si vede al contrario. So che anche io faccio fatica qui. È un 2. Aveva ragione lei. È un 2. Molto bene. Curiosità mia. Bisogna mantenere la curiosità in questo lavoro. Mi lasci prendere un secondo gli appunti. Adesso la famosa tabella di Snellen. Ci avviciniamo un attimo. Riga numero 1. Ok, 2, ok, 3. Bene, mi lega questa. E bene, mi lega questa. C'è un po' di indecisione. Ok, no, è giusta, però c'è un po' di indecisione. Questa? Anche qui sento un po' di indecisione. Diciamo che c'è un 50-50. Ok, proviamo la riga più in basso. Qui. Questa? Ok, proviamo giusto la riga un pochino più in basso ancora. Me le lega tutte? Sì? 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 No? Sì? No? Ok, voglio provare con quella più in basso? No, ok. Me la faccio un secondo questa. Questa. E rieccoci qua. Adesso, avendo fatto anche questo test, gliene faccio un ultimo per andare a verificare la tipologia di lente e poi, se posso permettermi, vorrei anche farle provare due diversi tipi di montature perché lei ha la mia stessa forma del viso, quindi secondo me una di queste due montature potrebbe piacerle molto. Ok? Se posso. Qua. Mi deve dire se con questa lente quanti sono? Quanti sono? Quanti sono? Riesce a rilettere lì? No, ok. Di nuovo con questa. Quanti sono? Quanti sono? Quanti sono?
Riesci a vedere quelle immagini lì? Ok. E di nuovo un'altra. Eccoci qua. Ancora peggio. Ok. Ed eccoci invece qua. Mi lega lì. Mi guardi qui. Ok. Proviamo l'ultima. Quante? 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 Guardi lì. Ok. Benissimo. Fantastico. Direi che queste erano quelle migliori. D'accordo. Adesso, prima di provare le montature, vado a metterle questi occhiali qui, vedete, con un sacco di numerini, un sacco di misure diverse. Semplicemente vado a fare un attimo i miei calcoli per poi riuscire a ordinarle le lenti più adatte, ok? Sì. Sono occhiali un po' strani, guardi come stanno. Molto strani. Ok, allora. Li faccio mettere qui. D'accordo. E vado. Ok. Un po' qui, giriamo un po' qui, ok, giriamo abbassiamo leggermente, Ok, li posso provare a mettere un attimo. Alziamo un pochino questa ancora. E di nuovo. Io un attimo lavorerei qui. Ultima volta. Giusto le due lenti, gliele faccio vedere. Sono due lenti di Gucci molto belle, vintage, belle belle, e mi sono rimaste in negozio e ero tentata di portarmele a casa, ma ho detto sicuramente stanno bene anche a qualcun altro e io, come puoi immaginare, ho già parecchie lenti, quindi non me ne faccio niente. Le faccio vedere. Allora, queste sono delle lenti proprio rettangolari che si abbinano perfettamente al suo viso tondo, quindi andranno un pochino a spezzare. No, non sono graduate assolutamente. Vede? Vanno a spezzare proprio la rotondità del viso. Se li provi un attimo. Ok. Come se li sente. Si guardi, certo. Per me sta veramente bene. Forse sta ancora meglio con questi. Se
Sempre Gucci abbiamo la montatura molto più sottile, come vedete, e sono sempre triangolari, sempre un ovale molto schiacciato, ma appunto non hanno delle linee rette, ma sono leggermente incurvati. Scusi, non è il mio campo questo, però li voglio consigliare perché secondo me stanno davvero bene. Ok, e stanno così. Li faccio provare. Come vanno? Questi è ancora meglio. Ok, va bene. Allora, no, adesso può andare così per la vista, però mi basta che mi mandi una mail, insomma, e le aggiungiamo al conto dopo nel caso. Non c'è problema, però appunto, secondo me stanno molto bene. Può anche, diciamo che quando si va in negozio e si provano tutte le montature, ci si tende un po' a perdere, quindi la volevo un po' aiutare. Poi può accogliere il mio aiuto, no? Ok. Molto bene, mi tolgo i guanti. Bene. Io spero che si sia, insomma, ha trovato bene qui con la nostra clinica e spero che ci sceglierà anche in futuro per una nuova visita che comunque sarà sicuramente necessaria. D'accordo? Adesso io le mando per mail tutte le informazioni ricavate, la ricetta per i nuovi occhiali e poi lei mi sa dire assolutamente non c'è nessun obbligo, è proprio una cosa che ho pensato io che potesse esserle utile, quindi non si preoccupi. Io la ringrazio della pazienza per questa visita un pochino lunga e la ringrazio anche per essersi preso del tempo per prendersi cura della propria salute perché in questa società frenetica non è scontato. Quindi si ringrazia anche, diciamo così. Ok. Bene, io le auguro una buona serata. Arrivederci.